Ciao a tutti, questo è il mio primo video ed il mio primo tutorial. Allora, ho postato sulla pagina Facebook di Francesca Piombino ed Emanuela Diodato questo modulino qua, incastonato con i cipollotti. In particolare questa è una DOM, ma per questo tipo di incastonatura potete utilizzare anche un Rivoli da 16 mm oppure un ovale da 18x13. Intanto grazie per tutti i like che ho avuto sulla pagina e niente, allora, per poter effettuare questa lavorazione abbiamo bisogno di cipollotti 3x4 mm, rocaie 15-0, 8-0 e 11-0 e naturalmente un rivoli. Io in questo caso sto utilizzando una DOM. Allora, tutte le rocaie che sto utilizzando sono della Miyuki, ma non penso ci siano problemi ad utilizzare quelli della Toho. Allora, come primo passaggio inseriamo sul lago 4 cipollotti, 2, 3 e 4. Ce la posso fare con la telecamera davanti, è la prima volta, abbiate pietà di me. Allora, abbiamo 4 cipollotti sul filo, chiudiamo a cerchio e ripassiamo all'interno di tutti i cipollotti. Scusate, io utilizzo il filo di nylon perché con il filo da tessitura veramente per me è un incubo, non riesco. Allora, chiudiamo a cerchio, dopodiché facciamo un paio di nodini in questa maniera qui. Opla. Spero si capiscano i passaggi anche perché sono un po' imbranata. Metti a fuoco. Allora, dov'è il lago? Allora, praticamente una volta effettuato questo passaggio, usciamo da un cipollotto, prendiamo sul lago altri 3 cipollotti, 1, 2 e 3, e rientriamo nuovamente nel cipollotto dal quale stiamo uscendo. In questa maniera. Dobbiamo fare questo passaggio finché raggiungeremo 11 cipollotti centrali. Allora, ragazze, una volta effettuati gli 11 giri, cosa facciamo? Dobbiamo chiudere a cerchio, quindi uscendo da questo cipollotto, prendiamo un altro cipollotto e rientriamo Rientriamo, allora usciamo da questo cipollotto qui. Rientriamo in questo cipollotto. La stessa maniera ne prendiamo un altro e rientriamo nel cipollotto precedente. E abbiamo in pratica chiuso a cerchio. Ecco qui. Non vi preoccupate se all'inizio il lavoro risulta un po' molle, basta ripassare più volte all'interno dei mezzi cristalli e si rinforza, ma si rinforzerà anche con i passaggi successivi. Allora, una volta ottenuto l'anello, diciamo, fuoriusciamo da uno dei cipollotti centrali, da uno dei cipollotti laterali. Inseriamo una 11-0 e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Facciamo questo per tutto il giro. Metti a fuoco, niente, non ne vuole sapere. Comunque, una volta inserite tutte le rocaie 11-0, ci troveremo in questa maniera qui. Adesso inseriamo sul lago 3 rocaie 15-0 e ci inseriamo nella rocaia 11-0 successiva. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro, dopodiché ripassiamo all'interno solo delle 15-0 così da stringere il lavoro.
Una volta messe le 11:00, questa è la situazione in cui ci dobbiamo trovare. Allora, lì la DOM è perfettamente ingabbiata, soltanto che dietro va stretto un po'. Quindi questo è il passaggio che è leggermente più complicato. Bisogna fare soltanto un po' di attenzione. Allora, noi cosa facciamo? Usciamo da un cipollotto, inseriamo sul lago una 11, magari con il buco, una 8 e una 11. Uscendo da questo cipollotto, ci inseriamo nuovamente nel cipollotto e usciamo dalla rocaille successiva e anche dal cipollotto dopo. Adesso inseriamo nuovamente una 11:0 e una 8:0. Cosa facciamo adesso? Ci inseriamo nella 11 della tripletta precedente e nel cipollotto dal quale stiamo uscendo. E poi passiamo anche nella 11 e nel cipollotto successivo. Ve lo faccio vedere di nuovo, una 11 e una 8. Ci inseriamo nella 11:0 della tripletta precedente. Entriamo nel cipollotto, nella 11 e nel cipollotto successivo. Arrivati all'ultimo cipollotto, qui cosa facciamo noi? Invece di aggiungere una 11:0 e una 8:0, cosa facciamo? Ci inseriamo, metti a fuoco, nella 11:0 della tripletta successiva. Inseriamo una 8-0 e ci infiliamo nella 11 della tripletta precedente e poi entriamo nel cipollotto. Adesso, per stringere il lavoro, in pratica cosa facciamo? Entriamo all'interno di una 8-0 e senza aggiungere nulla uniamo tutte quante le 8-0, così, e andiamo a stringere. Una volta stretto bene, ci ritroveremo con la DOM perfettamente ingabbiata. A me in realtà è venuto un po' largo il lavoro perché con la telecamera davanti non è che sono riuscita molto a... Allora, adesso cosa facciamo? Dobbiamo uscire dal retro. Andiamo dalla parte davanti. Ecco e usciamo da un cipollotto sul davanti. Adesso tra un cipollotto e l'altro mettiamo una 11:0 per fare la decorazione. Facciamo questo per tutto. Una volta inserite tutte quante le 11:0 faremo la decorazione con le 15:0. Allora usciamo da una 11. Da questa in particolare prendiamo 5 rocaille 15:0, scusate, 2, 3, 4 e 5, e uscendo da questa rocaille, quindi da questa qui, entriamo nel cipollotto dietro qui. Prendiamo altre 5, 15:0, 1, 2, 3, 4 e 5 e ci infiliamo nella rocaille 11:0 successiva. Facciamo questo per tutto il giro. Allora, abbiamo finito gli archetti. Però c'è la necessità comunque di stabilizzarli perché altrimenti si muovono e poi possono comunque impigliarsi da qualche parte, si rompono, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso io cosa faccio? Mi inserisco nelle prime tre rocaille 15:0, se riesco che non ci vedo niente, quindi esco dalla terza rocaille 15:0. Inserisco una 15 e
e vado ad inserirmi in quella centrale dell'archetto successivo. Entro anche nelle altre due, quindi nelle tre. Qui lo posso fare. Qui. E abbiamo stabilizzato un archetto così. Adesso ripassiamo nella 11, nelle tre successive. Inseriamo un'altra 15 e ci inseriamo nella centrale delle 3 della coppia di 5 successiva. Questo fino alla fine del giro. Dopodiché il nostro modulino sarà finito e per esempio io ci ho fatto un anello, ancora non ho tagliato il filo. E ci ho fatto anche un ciondolino. Se volete fare questo lavoro con l'icono da 4 mm, vi consiglio di fare un giro in meno, quindi non 11 ma 10. Io poi vabbè, ho cambiato il tipo di incastonatura sul davanti perché non si incastrava bene. Però potete farlo tranquillamente anche con il bicono, ricordandovi di fare un giro in meno. Comunque, grazie mille, di tutto, e spero si siano capiti i passaggi e alla prossima. Ciao ciao! Allora, ragazzi, una volta stretto il tutto sul davanti, cosa facciamo? Noi adesso giriamo il lavoro. Dove sto uscendo? Dalle 15.0. Allora, passiamo attraverso le perline. Io cosa faccio adesso? Inserisco all'interno la DOM. Siccome c'è un foro all'interno della DOM, io ci passo attraverso in modo da bloccare la DOM all'interno dell'incastonatura. Quindi. Ecco qua. Il ripasso all'interno del cipollotto dalla parte opposta. Allora. Allora, a questo punto, ragazze, usciamo da un cipollotto del retro, però si possa vedere, inseriamo una 11.0 e ci inseriamo nel cipollotto successivo e iniziamo a stringere in modo da chiudere l'incastonatura. Questo lo facciamo per tutto il giro.